Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, si è conclusa con 3 arresti ed una denuncia alla violenta rissa in piazza Guido Monaco che si era accesa la scorsa domenica. Una violenta rissa tra due gruppi contrapposti di cittadini extracomunitari, uno scontro è nato per futili motivi a calci e pugni con tanto di casco usato contro uno dei partecipanti. È successo la scorsa domenica nella centralissima piazza Guido Monaco. Durante l'accesa colluttazione sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo che si trovavano già presenti nella zona per un controllo. Il tempestivo intervento ha permesso di prevenire ulteriori escalation di violenza. 3 le persone che sono state arrestate. I fermati sono comparsi davanti al giudice che ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti degli indagati la misura cautelare dell'obbligo di presentazione e firma 2 volte al giorno presso gli uffici dei carabinieri. Un uomo è poi rimasto ferito, ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto ricostruito dai militari avrebbe partecipato attivamente alle violenze ed è stato così denunciato. Sono tuttora in corso delle indagini per identificare gli altri partecipanti alla rissa. Dopo mesi di indagini, la Procura di Arezzo ha archiviato le posizioni dei 2 ex sindaci di Cortona, Francesca Basanieri e Andrea Vignini. Erano indagati per la morte di un anziano caduto all'interno di un cantiere. Nei loro confronti non sono emersi elementi penalmente rilevanti. I fatti si erano verificati il 3 maggio 2023 a Pergo, prosciolto anche il titolare dell'impresa che ha svolto i lavori. E dopo gli ultimi colpi messi a segno in aziende Oraf e dell'Aretino, il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca annuncia l'arrivo di rinforzi. Sono stati chiesti da me dei rinforzi, quindi l'assegnazione di nuovi poliziotti, nuovi carabinieri, anche guardia di finanza, in ragione proprio della particolarità che presenta Arezzo da questo punto di vista. Quindi la particolarità che si determina anche rispetto ad altre province di analoghe dimensioni, proprio per la presenza del distretto orafo. È il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, ad annunciare l'arrivo di nuove forze per tutelare il comparto orafo Aretino, vittima negli ultimi tempi di continui assalti, l'ultimo in ordine di tempo a Badia Alpino, un colpo da oltre 500.000 di euro. Ad essere spariti insieme ai malviventi lo scorso 28 giugno circa 15 kg, ma non di oro, di verghe, di metallo, ancora da affinare. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Era stata Giordana Giordini, presidente di Federorafi Toscana del Sud, ad invocare l'invio delle forze speciali dopo i ripetuti episodi ai danni del principale distretto orafo d'Europa. Sicuramente i servizi sono mirati in base alle esigenze delle aziende e alla particolarità di questo tipo di attività. Questo già esiste e saranno fatti dei servizi mirati. In più ho richiesto appunto l'invio di nuove forze, delle quali ancora non conosciamo il numero naturalmente perché fanno parte di una pianificazione nazionale, però ad Arezzo saranno destinate delle risorse. Va da sé che però l'azione deve essere corale e quindi da questo punto di vista ci vuole la massima collaborazione anche da parte delle aziende, quindi con le associazioni di categoria abbiamo fatto tantissimi incontri, ma uno l'ho programmato proprio per la prossima settimana, al quale vorrei partecipassero quante più aziende possibile, proprio per fare il punto della situazione sugli strumenti di difesa passiva delle aziende, sull'importanza che questi strumenti di difesa passiva siano tenuti sempre al massimo della loro efficienza, quindi deve esserci collaborazione in questo senso. Diciamo che in alcuni degli episodi che si sono verificati si è potuto accertare che non fossero impianti in efficienza o comunque che non ci fosse un sistema di difesa passivo adeguato. Quindi questo è molto importante perché proprio in ragione dell'attività che si svolge è opportuno che ci siano delle cautele in più. Quindi è uno strumento, è un deterrente, utilizziamolo. E per il controllo del capoluogo ad oggi ci sono oltre 400 telecamere. Sono 435 per la precisione, delle quali mi sono accertata personalmente. Sono
sono stata più volte anche in sala operativa della Polizia Municipale proprio per vedere sia la copertura territoriale che l'effettivo funzionamento che la qualità delle immagini, e devo dire che sono tutte telecamere di ultimissima generazione, molte con la lettura targa, e soprattutto quelle con la lettura targa riescono a presidiare tutti i punti di accesso al nostro territorio, quindi sia in entrata che in uscita, e sono uno strumento veramente prezioso sia in fase di prevenzione, quindi come deterrente, ma anche in fase di successiva poi di indagine. Torniamo adesso a parlare dei 4 appartamenti che erano stati evacuati dopo il crollo avvenuto all'interno di un condominio di Via Piave a Manciano della Chiana. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che avevano emesso la prescrizione con il divieto di utilizzo delle abitazioni, e le famiglie erano state ricollocate in un albergo. Una vicenda nota da tempo, alcuni lavori erano stati effettuati ma altri erano in programma. Arezzo Casa, per la sua competenza residua, cioè uno degli appartamenti che era rimasto di edilizia residenziale pubblica, ha già dato incarico ad uno strutturista per compiere opere di consolidamento. Il condominio, spiega poi Arezzo Casa, sarà chiamato a deliberare in merito agli interventi. E proprio Lorenzo Roggi è stato nominato nel consiglio direttivo di Federcasa, l'associazione nazionale di categoria con 84 enti e aziende che gestiscono le abitazioni di edilizia residenziale pubblica. L'aretino porrà al servizio dell'ente una lunga esperienza maturata all'interno di Arezzo Casa, di cui dal 2019 ricopre la carica di presidente. E adesso la politica. Dopo le elezioni che hanno visto la riconferma primo cittadino di Sergio Chienni, si è insediato oggi il nuovo consiglio comunale di Terra Nuova Bracciolini. È stato eletto Leonardo Ciarponi come presidente dell'assemblea cittadina, che poi ha eletto all'unanimità la consigliera di opposizione Sarbide Caul come vicepresidente dello stesso consiglio. A San Giovanni Valdarno invece il primo consiglio comunale lo scorso 28 giugno, e adesso la sindaca Valentina Vadi ha presentato la nuova giunta comunale. La neoconfermata sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, presenta la nuova squadra di governo. 6 i membri della giunta, ciascuno con deleghe specifiche che riflettono le loro competenze ed esperienze professionali. I criteri con cui ho scelto la squadra sono stati legati alle competenze professionali dei singoli assessori, e di fatto una scelta che è la stessa che ho operato 5 anni fa, perché credo che quando si affrontano determinate tematiche sia necessario farlo con competenze dirette. Nei prossimi 5 anni porteremo avanti progetti importanti iniziati nella precedente consiliatura, ma ci concentreremo anche su altri progetti, su altri obiettivi importanti, tra tutti, come si evince dalla programma elettorale, noi abbiamo approvato votandolo nel consiglio di insediamento del 28 di giugno, quindi la settimana scorsa, un focus importante sul centro storico, quindi un intervento importante di riqualificazione del centro storico per elevare la qualità estetica del centro storico in modo tale che possa tornare ad essere attrattivo anche a supporto delle attività commerciali. In questo caso la giunta sarà di aiuto e supporto per questo e per tutte le altre progettualità. Ci tengo appunto a sottolineare che nella scelta delle deleghe ho voluto creare, a differenza di 5 anni fa, un assessorato che è legato esclusivamente al commercio, proprio perché è centrale il commercio nell'economia di San Giovanni e le attività commerciali dovranno continuare ad essere un punto di riferimento importante per la nostra città. Il Comune negli ultimi anni ha fatto tanto in questi settori, soprattutto nel settore degli investimenti, dei lavori pubblici, e ci sono interventi da portare a termine, ci sono interventi in corso di progettazione per i quali va trovato ulteriori finanziamenti, e ci sono anche interventi già completati che abbiamo visto hanno risolto problematiche territoriali che si trascinavano da anni, penso a Viale Gramsci, penso alle rotatorie, penso ad alcune ciclabili. E sul piano regolatore c'è da portare avanti il lavoro iniziato, perché c'è da fare il piano strutturale nuovo che viene fatto insieme al Comune di Caviglia, e poi da portare a termine il piano operativo, e anche quello è già stato avviato. Questi saranno nuovi strumenti che consentiranno anche la localizzazione di nuove attività.
Questa sera alle 21 a Castelluccio l'assemblea pubblica durante la quale saranno presentati i lavori che verranno eseguiti sul ponte di Buon Riposo nelle prossime settimane. Residenti, cittadini ed imprese della zona incontreranno presso il CAS del paese il sindaco di Capolona Mario Francesconi, l'assessore di Arezzo Alessandro Casi, l'ingegnere progettista Roberto Rossi e i tecnici che hanno redatto il piano per il recupero dell'infrastruttura. La cifra che sarà impegnata per il recupero del ponte ammonta a 300.000 euro di fondi, metà nelle casse comunali di Capolona e nell'altra in quelle aretine. E c'è invece preoccupazione dalle istituzioni locali in tema di sanità, in particolare di emergenza-urgenza per la lentezza, fanno sapere, della Regione Toscana nelle assunzioni di personale sanitario per il pronto soccorso e per il 118. Nel dicembre 2023 è stato espletato un concorso per assumere personale sanitario per l'emergenza-urgenza. Ad intervenire il vice sindaco di Arezzo e presidente della zona aretina Lucia Tanti e il sindaco e vicepresidente di Bibbiena. Nel 2023 è stato espletato un concorso per assumere personale sanitario. Da questa procedura si è determinata una graduatoria che nell'ASL Toscana Sud-Est è praticamente congelata a causa della lentezza della macchina burocratica. Il sistema di emergenza-urgenza mostra evidenti segni di criticità. Confidiamo che la Regione Toscana, concludono, possa dare corso ad azioni concrete, celeri e misurabili. Ancora a sanità, un caso particolare, un'operazione molto personalizzata all'ospedale San Donato di Arezzo. Il caso è quello di una donna di 69 anni che ha dovuto sottoporsi alla rimozione dei calcoli biliari. La signora non poteva essere sottoposta ad un trattamento per via endoscopica perché in precedenza aveva avuto un intervento di derivazione gastrica per l'obesità. Adesso così l'intervento per via percutanea che è riuscito perfettamente e ad un mese di distanza la signora è tornata all'ospedale aretino per un controllo. Spostiamoci adesso a San Severo, dove si trova un bosco didattico. Andiamo a conoscere la realtà della fattoria in cammino. Ho vissuto 7 anni in un villaggio berbero, quindi lì l'asino ancora è considerata la macchina, l'auto per eccellenza, oltre che per gli spostamenti anche per i lavori. Oggi è famiglia. Tutti gli animali che sono in fattoria poi fondamentalmente sono parte della famiglia e sono dei compagni di vita. L'amore per gli asini è nato anni fa nel lontano Marocco. Adesso a far parte della famiglia ci sono Mina, Olmo, Mirto e Neva, 4 splendidi esemplari. Super socievole e molto sensibile, oserei dire anche forse più dei cani. Gli asini hanno un'attenzione ancora più profonda, secondo me, vanno saputi guardare. Perché se fai una vita frenetica e non stai attento a quello che ti stanno dicendo, magari non lo vedi. Ma la loro sensibilità è profonda, tanto che sono loro spesso che scelgono a chi andare vicino. A San Severo nel 2021 è nata la fattoria in cammino, a far compagnia agli asinelli, galli, galline, cani e gatti. Elena Palazzini, dopo aver girato il mondo, infatti ha deciso di tornare nella montagna dove era cresciuta. Questo luogo esiste grazie ai miei genitori, perché mio padre, da quando è andato in pensione, si è dedicato completamente a questo luogo, quindi era abbandonato. Insieme a mia mamma hanno ricostruito questo piccolo paradiso e poi ovviamente sono arrivata io con tutta la parte degli animali. E per me ormai è questa la vita. Da qui la nascita della fattoria in cammino, dove è possibile vivere tante esperienze immerse nella natura e nella poesia. Perché cerchiamo di riportare gli umani in natura con diverse esperienze, sia dai piccoli che dai grandi, tutti ne abbiamo bisogno in realtà, di riportare i nostri piedi alla terra, di ricreare questa connessione che un po' abbiamo perso con questo stile di vita. Siamo un bosco didattico, quindi per tutte le esperienze con i piccoli. Dal bosco didattico poi passiamo alle visite guidate anche in fattoria, quindi come è la nostra vita qui e varie esperienze anche con le passeggiate con gli asini per riscoprire proprio l'Alpe di Poti. La volontà anche di far tornare a vivere un luogo dimenticato della storia aretina. Quindi pian piano si è creata una comunità, soprattutto a San Severo, diciamo, perché l'Alpe di Poti già è un'altra realtà.
Quindi San Severo pian piano si è ripopolata, abbiamo riportato alla luce anche tutta la parte storica di questo luogo importante e quindi cerchiamo anche tutti insieme, oltre che come fattorie individuali o privati, a riportare un po' di equilibrio e di pace, insomma, anche in questo luogo. Parliamo adesso del progetto Mito Fusina 2. Il papà Coraggio Roberto Russo ha raccolto 100.000 euro che saranno destinati al centro Dino Ferrari per cercare una cura per una malattia rara che ha colpito anche sua figlia Gaia. Un traguardo celebrato con uno spettacolo di danza, Dance for Gaia, che andrà in onda integralmente questa sera alle 21 dopo il TG. Sentiamo adesso le parole di papà Roberto. Mito Fusina 2, un progetto da divulgare, un progetto importante, un progetto di solidarietà e, come dice Roberto, il papà Coraggio, sempre con il sorriso e avanti tutta! Non si sente un papà Coraggio Roberto Russo, ma sicuramente la scommessa per aiutare sua figlia non solo è stata vinta, raccogliere e consegnare 100.000 euro al progetto Mito Fusina 2. Io credo che ogni genitore per i figlioli in qualche modo possa fare qualcosa. Io l'ho fatto in questo modo e l'ho fatto anche a livello mio personale per un attimino sciogliere la tensione, è una cosa che mi ha aiutato tanto, sia a me che poi alla fine anche la ricerca. Un progetto nato nel marzo 2018 per sostenere la ricerca su una malattia rara che ha colpito una delle sue figlie, Gaia. Si tratta della malattia di Charcot-Marie-Tooth di tipo 2A, una neuropatia nella quale i muscoli della parte inferiore delle gambe si indeboliscono e riducono. Di per lì, quando ce l'hanno detta, non avevo ben capito cosa fosse, perché comunque si trattava di una cosa, sembrava in modo lieve, invece poi alla fine non era così e quindi ci siamo proiettati al futuro capendo piano piano dove si arrivava e da là ancora più spinto ho avuto per poter non starmene su un divano aspettare che chiamasse qualcuno, era uscito qualcosa, quindi bisogna reagire per forza perché sennò entri in un vortice che non esci più. E devo dire che Gaia comunque è stata lei a darci più che altro più forza, lei che prima lei è stata che noi, insomma. E quindi vedendo lei serena, sorridente e tutto quanto, allora io sono partito, dico, anche se lei sinceramente non ne vuole sapere niente di tutto quello che faccio, perché quindi faccio tutto da me, diciamo. 6 anni fa, così Roberto, giovane babbo che vive nel basso casentino, ha iniziato ad organizzare iniziative per raccogliere fondi, un percorso non facile, frenato dagli anni della pandemia. Ma la battaglia non si è mai fermata. Per portarla avanti ha ideato i braccialetti per il progetto Mito Fusina 2, diventati subito virali. Poi la nascita dell'omino dei selfie, donato da un famoso grafico, ed ancora il profumatore per auto. L'omino del selfie non si ferma mai, anche durante le feste. Consegne. Mi sono inventato alcune cose, dai famosi braccialettini Mito Fusina, che nel giro di 40 giorni ne sono stati venduti oltre 1700, richiesti in tutto il mondo, quindi è stato veramente un susseguirsi di come si può dire, tutte le persone che lo vedevano, insomma, alla fine si sono appassionate. Da là sono iniziate tante altre iniziative, dalle Abre Magique, magliettine, cappellini, insomma. Tutto quello che poteva fare si faceva, la gente rispondeva. Come la spieghi questa vicinanza? Me la spiego perché comunque è una storia vera, è una storia vissuta dal paese e vedendola crescere tutto quanto e poi vedendo realmente dove andavano a finire questi soldi, la gente lo fa molto volentieri. Adesso finalmente è stata raggiunta quota 100.000 euro, tra l'altro ad un mese di distanza da un altro traguardo raggiunto da Gaia, la maggiore età. Tutto è stato così festeggiato con uno spettacolo di danza che ha coinvolto tutte le scuole della provincia, Dance for Gaia. I must confess, I still believe, still believe. I fondi raccolti sono stati destinati al Centro Studi Dino Ferrari, che porta avanti la ricerca sulla malattia rara che ha colpito anche Gaia. Dove dei ricercatori stanno cercando una terapia per provare a vedere se si riesce a trovare appunto una terapia per riuscire a bloccare questa malattia, che è una malattia neuromuscolare degenerativa e complessa appunto perché è rara. Quindi, però in questi 6 anni abbiamo fatto dei bei passi, si spera appunto che nel primo tempo possibile si possa iniziare con qualche terapia, è quello che ci auguriamo tutti. Qual è l'augurio che ti fa per tua figlia?
di essere felice. Basta, è importante che sia felice, dopo il resto non mi importa. Si consolida l'amicizia tra Campi di Norcia e Castiglion Fiorentino. Domenica è stata infatti la volta dei castiglionesi, circa 80, che sono andati in visita agli amici campiani. È stato un momento conviviale, fanno sapere, importante, durante il quale è stata ulteriormente evidenziata e consolidata la solidarietà tra le nostre due cittadine. Un gemellaggio ancora una volta suggellato anche a tavola con i prodotti norcini. E manca invece una settimana alla Mengo Music Fest, pronto a tornare con una nuova edizione e festeggiare il suo 20° compleanno in grande stile. Dal 9 al 13 luglio, ad ingresso gratuito, la Cornice del Prato ospiterà quello che ormai da 20 anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. La line-up completa del festival comprende più di 30 artisti che si alterneranno sul palco, tra i Big, Rose Villian, Argent D'Amico e Cosmo. Al Valdichiana Village invece, sabato 6 luglio, in occasione dell'apertura dei saldi, torna la Notte Bianca e poi venerdì 12 alle 21, appuntamento in parole e musica con Tiro Mancino e il 20 con Ermal Meta. Venerdì 26 luglio infine sarà il turno degli attesissimi Comacose. E in città sale l'attesa anche per il gran finale della 12ª edizione del Passioni Festival. Dopo 4 giornate intense passate ad Arezzo tra gli omaggi di Giorgio Vasari e i grandi ospiti della cultura e del giornalismo, giovedì 4 luglio il Passioni si sposta alla tenuta di Frassineto. Ospite il comico, attore e scrittore Giobbe Covatta con la moglie Paola Catella, che presenteranno il loro ultimo libro scritto a 4 mani, Il commosso viaggiatore alla scoperta dell'Africa. Ed in Valdichiana, Montagnano nello specifico, si accendono i riflettori sulla 33ª edizione del premio di teatro popolare Il Giogo, in programma da mercoledì 3 luglio a sabato 13, 10 giorni in cui il teatro, l'enogastronomia e la cultura saranno protagonisti delle sere d'estate montagnanesi. 6 gli spettacoli in programma con compagnie teatrali provenienti dalla Toscana e non solo. Il Comune di Arezzo invece ha bandito il concorso Lanciadoro per la presentazione del bozzetto relativo alla realizzazione dell'impugnatura della lancia da assegnare al quartiere vincitore della 146ª edizione della Giostra del Saracino, in programma il prossimo 1° ottobre, dedicata agli 800 anni dalle stimmate di San Francesco. Il bozzetto sarà poi realizzato ed intagliato dal maestro Francesco Conti. I bozzetti dovranno pervenire entro e non oltre il 12 di lunedì 22 luglio 2024. E adesso la pagina sportiva. Si sono svincolati il 1° luglio molti dei giovani che l'Arezzo aveva mandato in prestito in Serie D, compreso Pericolini, che da 2 stagioni fa era nella rosa e che festeggiò il ritorno tra i professionisti. Nell'elenco i portieri Fecit e Viti, i difensori Brevi e Giubbolini, i centrocampisti Bonavita, Deme e Nannini e l'attaccante Pasquali. Il club amaranto invece ha deciso di puntare sul difensore Maloku e il centrocampista Fiore, che verranno aggregati all'organico di Troise. Il portiere Ermini e l'attaccante Zupa sono destinati al prestito in Serie D. Per quanto riguarda il calcio femminile, invece l'Arezzo Calcio Femminile comunica di aver ricevuto nei giorni scorsi da parte della Covisoft la risposta positiva sulla documentazione presentata per l'ammissione al prossimo campionato nazionale di Serie B femminile 2024-2025. Adesso il karate, una medaglia di bronzo per l'Accademia Karate Casentino all'Open League di Roma. La manifestazione ha riunito oltre 1.300 atleti da 272 società che si sono confrontati sul tatami alla ricerca di punti utili per il ranking nazionale. E in questo contesto d'eccezione è emersa Laura Abenante, che ha conquistato il 3° posto nei meno 48 kg della categoria juniores. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.